Bene, ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Sono sicuro che almeno una volta nella vostra vita vi sarà capitato di sentire la parola mentor in diverse salse, in diversi contesti, ma esattamente che cosa vuol dire mentor? In pratica la parola mentor, o mentor in italiano, vuol dire una persona che è uno step o più step in avanti rispetto a qualcosa che noi vogliamo fare e quindi può darci una mano o può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi o quello specifico obiettivo. Se avete letto autobiografie o biografie di personaggi famosi o conosciuti, avrete avuto sicuramente modo di notare che molte di queste persone hanno avuto uno o più mentor nella propria vita. Infatti ovviamente una persona non può essere esperta in diversi contesti o diversi ambiti e quindi cerca o si possono cercare diverse persone che lo siano su diverse tematiche. Mettiamo caso che noi non siamo esperti in real estate, cioè in investimenti immobiliari, ma vorremmo esserlo. Quello che possiamo fare è cercare una persona che sia esperta in questo contesto e riuscire ad avere informazioni o farci aiutare per diventare anche noi esperti in quel determinato campo. Così come nel real estate può essere nel marketing, nello sviluppo personale, personal development o in qualsiasi contesto dove appunto vogliamo migliorare. Quindi un mentor è una persona che ci può aiutare a migliorarci fondamentalmente. Perché parlo di questo tema? Perché forse una volta non era così facile ottenere o entrare in contatto con dei mentor, perché non divulgavano pubblicamente le proprie informazioni, ma bisognava riuscire a entrare in contatto personalmente o direttamente con loro per riuscire a farlo. Oggi, grazie al web, appunto, grazie ai video, grazie a Facebook, Instagram, eccetera, è possibile avere informazioni gratuitamente e riuscire ad avere l'opinione, l'impressione di diversi mentor che condividono quotidianamente le proprie idee o i propri punti di vista per aiutare altre persone a migliorarsi. Un mentor non deve essere per forza un guru o un esperto mondiale o internazionalmente riconosciuto, ma può essere benissimo una persona che sia giusto un passo sopra di te e quindi può aiutarti anche a superarti di livello e quindi ad aiutarti a migliorare leggermente. Bene, ciao ragazzi, oggi mi trovo a Westwood, che è una zona di Los Angeles dalle parti di Beverly Hills. Perché ho parlato di mentor oggi? Perché il motivo per cui mi trovo qui oggi, perché sono stato alla Kaplan, a un programma di accelerazione chiamato M Accelerator. In pratica ci sono ragazzi da tutta Italia, più o meno una ventina di persone, che vengono qua per imparare nozioni su digital marketing e online marketing. E quindi sono stato invitato come mentor per dare dei consigli pratici per avviare una propria attività o business online. Appena fatto adesso un'ora e mezza circa a rispondere al Q&A all'interno di quest'aula e niente, non sono riuscito a fare dei video purtroppo perché essendo dentro non potevo mettermi a fare dei video. Bene, ora sto aspettando un Uber perché mi conviene quasi sempre praticamente venire con Uber. Mi sono preso un chai tea latte qui da Starbucks. Una delle cose che considero e consiglio di più quasi sempre è quella di testare la propria idea ancora prima di creare un prodotto, per vedere se c'è gente disposta a comprare questo prodotto. Penso che sia una delle cose più importanti che molti ignorano, proprio perché, ripeto, tanti si concentrano nel creare un sito, nel creare tutto il back-end senza aver neanche mai testato se effettivamente c'è qualcuno disposto a comprare. Quindi è una cosa molto importante questa da fare. Vedere subito se qualcuno non solo è interessato ma è disposto proprio a spendere dei soldi di tasca propria per la tua idea. E questa è una cosa che pochi considerano ed è fondamentale, quindi un minimum viable product ci sta, cioè ci vuole, bisogna farlo, però è ancora più importante concludere le prime vendite e vedere se effettivamente è disposto qualcuno ad acquistare. Come si può fare questo? Ci sono diversi modi. Secondo me quello che funziona di più è il porta a porta, cioè incontrare direttamente delle persone, fare delle domande e capire quali sono i problemi e quali sono invece i vantaggi che stiamo offrendo, e quindi il nostro valore aggiunto è a quel punto riuscire a avere le prime vendite in questo modo. Mi sono appena tornato a casa, quindi quello che stavo dicendo prima è connesso semplicemente al fatto che molto spesso si tralascia la parte più importante di un business o di un'attività online, ossia quella delle vendite, di fare delle vendite. Quindi ancora più della parte strategica, della parte teorica, della parte di design, della parte di sviluppo, è importante la vendita. Quella è una cosa che si tralascia tantissimo nel mondo startup e tantissimo ancora di più in Italia, perché c'è questa paura di vendere anche in Italia, connessa a diversi blocchi mentali. Secondo me, tipo, il fatto di vendere in Italia viene visto un po' come una cosa dequalificante per tanti, dover vendere. Invece cioè la vendita è il cuore pulsante, il sangue stesso della nostra attività. Se non ci sono vendite non c'è
niente. Quindi quella è una cosa importante da considerare quando si inizia, e testare e vedere se effettivamente funziona. Quindi come lo puoi fare? Come dicevo prima, la cosa più importante è testare con mano il feedback, vedendo anche l'espressione delle persone quando stiamo parlando con loro. Quindi nonostante sia tutto digitale, ancora parlare di persona, stringendo degli accordi o cercando appunto di capire quali sono le cose che funzionano, quelle che non funzionano, quando noi stiamo spiegando la nostra idea e stiamo raccontando quello che può funzionare da quello che non può funzionare. Quindi credo che sia veramente fondamentale questo passaggio, cioè il classico volantinaggio, ad esempio, unito all'attività di classica vendita con passaparola o tutte le cose connesse, aiutano sicuramente per riuscire a capire quali sono i punti forti del nostro prodotto, capire quali sono i punti deboli e cercare di implementare tutto in maniera fluida e senza sprecare tempo e sprecare soldi, perché già è difficile raccogliere dei soldi in Italia se siamo una startup, dico da proprio dall'investitore. Quindi è importante far vedere dei numeri a questo investitore, o ancora meglio essere sostenibili senza neanche un investimento. E oggi, ripeto, ci sono tantissimi strumenti anche in ambito e-commerce per riuscire a vedere se un prodotto è vendibile. Abbiamo 2000 piattaforme come ClickFunnels, di cui ne ho parlato, come Shopify, per vedere se effettivamente possiamo vendere un prodotto e poi se effettivamente funziona investire in altre risorse o in altre piattaforme o in una piattaforma nostra. Quindi puoi crearci un sito di e-commerce completamente customizzato, creare un sito con un'area membri completamente customizzata, creare un portale o un'app, ma tutto in una fase successiva. Un altro modo è ad esempio attraverso delle campagne di Instagram o Facebook Ads, quindi già da lì riusciamo a capire se il nostro prodotto può interessare. Se non riusciamo a fare questa attività di persona, o ad esempio dobbiamo farla in un mercato non italiano, quindi fuori dall'Italia, quindi non possiamo fisicamente andare in un posto come ad esempio gli Stati Uniti per vedere se effettivamente il prodotto interessa, possiamo fare delle campagne con un budget minimo anche di $5-10 al giorno su Instagram o Facebook e vedere se effettivamente c'è una minima conversione o almeno abbiamo persone che sono interessate a scoprire di più riguardo al nostro servizio. Quindi uno, incontrare persone di persona, i nostri potenziali clienti o futuri clienti, cercare di capire da loro il maggior numero di feedback relativi a un prodotto o un servizio, implementarlo senza troppi fronzoli, quindi in maniera pulita, lean, senza fare grossi investimenti per vedere da subito se ci sono delle vendite, e due, quando non possiamo recarci di persona, fare advertising con un budget minimo per cercare di capire se il prodotto è fattibile ed è vendibile. Spero che questi consigli di oggi siano stati utili, ci vediamo nei prossimi giorni, seguitemi su Instagram, condividerò cose interessanti come queste dal vivo, cioè nelle ultime 24 ore. Lascia un like a questo video, iscriviti a questo canale se non l'hai ancora fatto, condividi anche magari questo canale con un amico se pensi che i contenuti possano interessare anche a lui. Ci vediamo al prossimo video e ancora un saluto da LA. Yeah.